Più che un'emergenza, è una prosecuzione di attività che sono state proficuamente già iniziate e che il Dipartimento vuole mettere a sistema con la Prefettura di Foggia e con tutti gli altri soggetti istituzionali una strategia complessiva per accelerare non l'abbattimento di ciò che va abbattuto, ma anche di creare una cornice di legalità in quel In territorio. che tempo pensate di smantellare, dover smantellare Ma tutto? i tempi li stiamo un po' monitorando con con il nuovo prefetto, cui io pubblicamente desidero partecipare i miei più cari auguri, affettuosi auguri di buon lavoro e di benvenuti in questa splendida terra. Io credo che i tempi non devono essere lunghi, ma devono essere rapportati alle difficoltà che quel CARA oggi manifesta a ognuno di noi. Quindi ci siamo Dobbiamo riusciti. verificare innanzitutto i requisiti soggettivi di ognuno e per ognuno creare una soluzione ove possibile. Perché se, per esempio, ci sono delle persone che hanno diritto ad essere alloggiati nei CAS, devono andare in CAS. Ma se abbiamo presenze di abusivi, allora le forze di polizia agiranno di conseguenza. Come pensa di uniformarsi al pensiero, insomma, alla politica sugli immigrati portata avanti dal ministro Salvini, per il quale adesso lei lavora, soprattutto alla luce del fatto che lei storicamente è vicino alla Chiesa che si è ritenuta contraria un po' alle politiche appunto del ministro? I funzionari dello Stato devono applicare le leggi e i funzionari dello Stato sono chiamati ad applicare le leggi sempre e ciò che noi vogliamo fare oggi, anche qui, è creare i presupposti di una cornice stretta di legalità per il CARA di Borgo Mezzanone. Sento un'altra. Non la conosco, no.